L'ordine di sgombero è stato firmato a Chieti alle 3 della notte. Le pattuglie della polizia sono arrivate a Cerratina da Chieti alle 5 del mattino per darne esecuzione. Perché questo è stato per i 16 dipendenti in sciopero da 48 ore nella zona industriale Valle di Lanciano. La condanna era stata già scritta a dicembre scorso, ma la speranza di una trattativa, anche per le procedure previste dalla legge in caso di chiusura di attività e licenziamento collettivo, sopravviveva, fino allo sgombero nottetempo. Dormivano in auto davanti ai cancelli quando i 5 operai presenti al presidio sono stati svegliati dai poliziotti. Non ce l'aspettavamo, dicono oggi alla stampa, assieme al loro sindacato FIMCISL. Un tam tam al telefono e sono accorsi sul posto altri lavoratori dai paesi vicini e Primiano Biscotti, segretario provinciale. 20 anni di lavoro dentro 6 tir. Il video filmato da un lavoratore mostra i camion che portano i macchinari a Perugia, scortati dalle pattuglie lungo la Fondovalle 652 verso il casello della A14 di Val di Sangro. Avevamo avuto la rassicurazione che nulla sarebbe accaduto prima dell'incontro dal prefetto, richiesto da 2 giorni. E invece è giunto inaspettato l'ordine di sgombero. Ma ve l'aspettavate tutto questo? Cosa avete detto ai poliziotti di Chieti? No, non ce l'aspettavamo assolutamente, perché comunque aspettavamo questa mattina un incontro in prefettura per fare dei chiarimenti e quindi ci era sembrato che il messaggio che era passato era quello di bocce ferme fino a questa mattina. Chiaro che a questo punto non serve più l'incontro in prefettura, ma si apre l'iter istituzionale che prevede la legge, che secondo noi non è stata rispettata, perché nei 75 giorni previsti dalla legge, dove le parti discutono per trovare una soluzione, l'azienda dal primo giorno ha caricato i mezzi e se li è portati in un altro posto. Ai dipendenti abbiamo detto e stiamo dicendo che faremo tutti i tentativi possibili e immaginabili per comunque salvaguardare l'occupazione con passaggi istituzionali che possono anche prevedere la reindustrializzazione come abbiamo fatto in altre aziende. Diciamo che come sindacato non li riteniamo lavoratori di serie B solo perché appartengono a una piccola azienda e quindi saranno tutelati come e anche di più rispetto a lavoratori che magari hanno la fortuna di lavorare in aziende con numero di dipendenti maggiori. E alla politica invece diciamo che il ruolo che avevano non è stato fatto, oppure non si sono fatti rispettare abbastanza, perché se apriamo un precedente di questo tipo dove ogni azienda si carica i macchinari e se ne va e lo fa anche con la scorta, credo che veramente una domanda sul futuro dell'Abruzzo ce la dobbiamo porre.